A tutti, allora oggi abbiamo qua un campione, dopo ce lo dirà lui, campione di che cosa ha già fatto. Per noi è già un onore averlo qua, un ragazzo così giovane, così entusiasta e così bravo, perché noi abbiamo già visto, solito si dice un po' a tutti sei bravo, ma lui veramente è uno in gamba. Grazie. Abbiamo qua Michele Brignani, ha solo 20 anni, vero? Sono. Solo 20 anni. E ha fatto tantissimi sport per i non vedenti. Adesso ce lo dirà lui che impressione ha avuto del baseball per ciechi, perché ha provato solo una parte, poi piano piano lo vedrà lui il resto. Però chiediamo già quello che ha visto lui oggi, cosa gli è sembrato e che impressioni ha. Ma diciamo che da schiappa adesso sta iniziando, diciamo, a intripparmi questa nuova disciplina. E ho fatto altri sport appunto da non vedente, come karate, di cui sono campione europeo, e sto praticando la disciplina dello sci nautico e faccio parte anche della scuderia Mite, anche nell'ambito automobilistico come navigatore di rally. E insomma mi sono trovato bene anche Tandem la squadra, identica. anche il tandem, esatto. Ne faccio talmente pochi che mi dimentico anche di elencarli. Comunque grazie mille per avermi dato comunque la possibilità di assaggiare questa esperienza, e non vedo l'ora di iniziare, ecco, Come ti sembra rispetto ad altri sport cioè essere mezzo all'erba, mezzo alla natura, correre in libertà? Come ti è Ecco, esatto, sembrata? piuttosto anche del correre in libertà, diciamo che è stata una delle motivazioni che mi ha spinto a provare questo sport, che diciamo è uno Buttarsi sport, diciamo, sull'erba più libero, che ti dà la possibilità cioè non ho ancora avuto possibilità di provarlo, però di correre, non vedo l'ora di iniziare. Dai, noi cosa facciamo? Ci resta solo a sperare che lui rimanga convinto come lo è adesso, Sì. e noi di sicuro faremo tutto il possibile per farlo aggregare con noi e prenderlo nel nostro gruppo, perché è veramente una persona socievole e sportivo, lo sappiamo già tutti, ormai hanno letto anche sulla Gazzetta dello Sport, su vari giornali, lo sappiamo quanto è sportivo. Ci resta solo vederlo in divisa della Leonessa. Esatto. Ok, grazie amici. Grazie mille.